Marta Gardini, Fabrizio Frizzi. Ever Parisi. Raffaella Paganini. Ciao Elisabetta. Ciao. Fabrizio Frizzi. Elisabetta Gardini. Ottimo, ottimo. Benvenga. Bravissimi. Grazie per essere qui. Buonasera. Kate, sei rappresentante dell'Olanda. Ah, che belli. Beh, splendido. Ah. Bene. E tre. Tre sei fatti dare tre. Uno, due, tre. Tre. Olandese. La sanno lunga in Olanda. Grazie, Keisa. Noi siamo qui in mezzo a questi fiori, ma non so se avete già avuto modo di vedere che tutto il Teatro delle Vittorie è ricoperto di fiori. Bellissimo. Grazie agli amici olandesi, all'ufficio olandese dei fiori. Ci sono iris, ranuncoli, margherite, tulipani. Guardate che composizione straordinaria. Sai quanti sono? Quanti sono? Li hai contati? No, io non ci ho avuto. Comunque sono più di 8.000 fiori. Ah, 8.000. Di profumo? Certo, sono qui proprio per colorare questa, questa sera. Grazie. Che fai, te li porti via? Sì. Ah, vabbè. Prima li porti e poi te li riporti via. No. Bei pensieri. No, bravo, che Ha detto che sono troppo pesanti. Vabbè, ha deciso che li tiene, Kiss, grazie. Sono mai troppi i fiori. No, lui non voleva che pesassero troppo, siccome non c'è il microfono, non ti hai sentito. Dunque, sono per colorare questa nostra serata insieme, che proprio solo per questa sera, Europa Europa va in onda non in stereofonia, ma in olfattofonia. Nel senso che, sì, adesso dopo te lo spiego. Nel senso che se si avvicina il naso praticamente allo schermo televisivo, anzi all'audio, si sente per questa sera il profumo dei fiori, da una parte i tulipani e dall'altra le rose. Provate. Ecco, sentite. E allora diciamo al volo gli ospiti che saranno con noi questa sera. Dall'Inghilterra, Howard Jones. Dalla Spagna, il Meccano. Dall'Italia, Luca Carboni. Mia Martini. E Gino Paoli, che canterà a bordo viaggiando sull'Oriente Express con Giorgio Calabrese, e poi due grandi sorprese, che ovviamente sono sorprese. Allora zitto. Surprise. Lo diciamo dopo. Surprise. Non diciamo nulla. E vabbè, abbiamo un connubio un po' particolare, America e Europa, ma anche se i giornali continuano a dire che l'America e l'Europa, intesi come continenti, si allontanano ogni anno di 13 mm, avete visto che invece qui al Teatro delle Vittorie abbiamo unito artisticamente America ed Europa con questa grande festa. Ever Parisi, sì. Che noi oramai crediamo Ever Parisi, cioè siamo sicuri che Ever Parisi è italiana, giustamente, certo. È sempre qui con noi, ma Ever Parisi è nata a Hollywood. Ma sì, veramente. Ever, di. Cosa? Hollywood. You born in Hollywood. Scusa un attimo, scusa. Dove sono nata? Hollywood. E chi è Hollywood? Scusa un attimo. Non lo so, se non sei tu. Fiorello, scusa, sono io. Non sai dove è Hollywood? No. Hollywood è in America. Ma dov'è l'America? L'America è in America! No, scusate, l'America non è in America, l'America è qui in Italia. L'America è qui in Italia per me. Brava Emma! Ed è anche. Grazie. L'America è qui in Italia per me e anche per voi italiani. Allora facciamo la sigla! Sigla! La sua sigla ci mette il sentimento, canta
eccoci qua! Giorgio Calabrese, apriamoci, apriamoci! Un collegamento speciale! Vieni Eder dall'Oriente Express! Giorgio Calabrese questa volta è sull'Oriente Express, quindi in movimento! Qualche secondo... Ecco... Ballerina come Eder Parisi! Eder! Eder! Vieni qua, Eter. Ti amo. Bella che sei. Come sei carina. Come sei bella. Promette. Senti, bene, eh? È bravissima. Però io volevo sapere una cosa, per favore. Mi faresti vedere un paio di passi, qualcosa? Certo. Ti fai vedere? Magari, sì. Scusa. Oh, bravissima. Sì, brava. Adesso hai imparato? Le facciamo fare Eder? Devo fare io? Sì. Vado a casa, maestra? Vado a studiare un po'? Eh? Sì, ma Laura studia, eh? La prossima volta che vieni in Italia ti interroga, scommetto. Che bella risposta. Grazie. Ciao tesoro, un bacione anche a me. Bravissimi. Guardate quanto è bella, voglio fare un primo piano, Sasha, proprio pieno. Fai un sorrisone, guarda lì, un sorriso della Bulgaria. Oh. Scusa, dimmi cosa. Posso salutare la mia nonna e zio Enrico? Oh, ci associamo tutti, sì. Il balletto di Naiden Kirov. Bella, è dolce, brava. Bravissima. La concorrenza è in calza, concorrenza, stare attenti. Studiare. Le nuove generazioni sono incredibili. 9 anni. Hai visto? Molto brava. Vabbè, avrà un futuro radioso come il suo sorriso, tutti quanti ci auguriamo. Adesso io vorrei chiederti il tuo aiuto. Dimmi. Perché dalla Bulgaria torniamo all'Italia, ma in qualche modo coinvolgiamo anche la Spagna. E tu? Io. Tu in Spagna sei famosa anche lì, perché hai lavorato in Spagna. Parli anche lo spagnolo. Sì. Allora tu dopo mi devi aiutare, perché adesso c'è un cantante, c'è un cantante italiano. Che è il cantautore, uno dei cantautori più amati dai giovani. Giovane poi lui. Lui è giovanissimo. Lui è bravo perché è giovane. Difatti è il poeta, moltissimo. L'interprete dei sentimenti dei giovani, sì. E non solo in Italia, difatti è talmente amato in Spagna, come sì. Te evidentemente, che ha dovuto reincidere il suo disco ancora tutto in spagnolo e questa sera Europa sì. Vuole far sentire anche a noi pubblico italiano proprio una canzone in spagnolo che si intitola? Facciamo Luca Carboni con Vente a vivir conmigo. My love to the name.
keep the rain. Ain't it funny, right? I'm always losing things. It's the truth. But you're like me, you've known the road would be your home, girl. You know that. I hope I made you feel less alone. Think of me. Per te, Ed. Brava, Ed. Bravissima. Grazie. Grazie, Ed ed io abbiamo avuto già qui una piccola storiella d'amore, danzata naturalmente. Ci siamo incontrati qui qualche anno fa. Cosa ballavamo? Sempre qui a questo famoso teatro delle Vittorie, che porta veramente fortuna. È un teatro fortunato, è vero.